Gabriele, partiamo dai tuoi studi, la passione per il cinema e poi questo viaggio negli States che ti ha portato ad avere riconoscimenti e sei qui a Venezia al 76esimo Festival del Cinema a presentare un tuo lavoro. Guarda, allora, è iniziato tutto dopo il liceo artistico. Sono stato preso alla New York Film Academy, alla sede di Los Angeles, e da lì, diciamo, è partito lo studio e poi il lavoro di regia. La scuola mi ha formato per 3 anni e quello che c'è a Venezia è il mio corto di laurea. Che si intitola? Eight ball, three games. Guarda, sul titolo, è innanzitutto una storia su due giocatori di biliardo che si innamorano. Lui è Jack, il protagonista, ed è un personaggio molto sessista ed egoista, sbruffone e bara mentre gioca. E incontra questa ragazza che si chiama Jessie ed è l'esatto opposto di lui, lei è perfetta. Cheating doesn't make you a player. Durante il film lui praticamente impara l'importanza dell'essere leale. Quindi è maieutico, è un Esatto, maieutico. si vede proprio questo cambiamento nel personaggio che era quello che io volevo Hai esplorare. scritto anche al soggetto? Sì, ho scritto la sceneggiatura, prodotto, diretto e montato. Quindi è un lavoro, un'opera d'arte totale da parte tua. A chi ti sei ispirato, se c'è un'ispirazione? Ma soprattutto quali sono i canoni di aggiornamento rispetto a quel tipo di ispirazione, cioè a chi ti sei Sì. ispirato e Sergio come l'hai aggiornato? Leone per l'utilizzo della musica, Fellini per l'utilizzo dei personaggi. In questo caso ho voluto proprio scrivere la sceneggiatura mentre un compositore scriveva la colonna sonora e vedere il È un'opera d'arte risultato. totale a tutti gli effetti, È quanto si fa, un pazzesco, esperimento, sì. direi, perché appunto gli attori devono sentire la musica e anche loro Certo. recitare in base a quello. Mi appassiona molto sul grande schermo vedere l'attore, l'espressione. Sì. Sergio Leone diceva che Clint Eastwood aveva due espressioni, con o senza cappello, scherzando ovviamente. Gli attori nel tuo lavoro quanto sono fondamentale, quanto ti hanno aiutato e quanto hanno diretto a volte loro Esatto. il corto. Guarda, su questa è una cosa molto interessante quella che hai detto del dirigere loro. Dirigere nel senso di No, indirizzare. è giusto perché c'è una parte che secondo me è fondamentale nel cinema, comunque con l'attore. Non è come il teatro, nel teatro tu devi fare prima della performance, devi fare mesi e mesi di C'è il prove. C'è copione. il copione, ma è proprio più lo fai, meglio viene. Nel Certo. cinema è l'opposto, più lo fai, più perdi il momento. Quindi Sei meno spontaneo. sei meno spontaneo e non so esattamente perché, ma in questo caso di Otto ci sono alcuni momenti improvvisati, ma sono veramente pochi rispetto a... Comunque sì, gli attori hanno fatto Jordan Knapp e l'attrice Esteban de la Isla, sono due attori emergenti che però ogni persona che li guarda hanno un'espressività dove tu ti innamori di loro, diciamo. Eight ball, three games. Mi è piaciuto molto questo discorso della musica perché essendo io diplomato e musicista, ex musicista, apprezzo nei film anche la musica e soprattutto è un'espressione che purtroppo nel web non trovo così originale, Guarda, non è soltanto nel web, è proprio nel cinema, in questo momento c'è un abbandono della parte musicale. No.
sto lavorando a progetti più lunghi adesso. Ho finito un documentario sulla decadenza dell'Italia, che ne parleremo più avanti. Ma non si può finire. Sì, il problema è proprio questo. Però, no, falla pure. Finale aperto, si dice tecnicamente. È un finale anche lì molto aperto, però ho lavorato questo documentario e sto scrivendo adesso sceneggiature per lungometraggi. È stato, direi, proprio una bella tesi di laurea, di studio. Senti, vorrei chiudere invece con una domanda personale. Sì. In queste visioni che ho ogni tanto, prime visioni, spesso mi viene la voglia di rivedere il film perché alcune cose sfuggono, non le capisci. L'ideale sarebbe fare quel film, quel progetto che parla da solo. Che capiscono tutti. Tu, il tuo obiettivo come regista, il mio comunque, penso in generale un regista si sente appagato quando qualcuno mette il suo film e lui deve stare zitto, loro capiscono tutto. Cioè. E il bilancio, trovare il bilancio è una cosa che è molto difficile secondo me da ottenere. Però in alcuni casi ci sono dei film dove il dialogo li salva veramente. Ci sono molti film che non vengono capiti subito, ma il messaggio che hanno dietro magari è fondamentale. Cioè. Però a volte veramente, se non riesci, se non hai la padronanza o vedi che non funziona, è meglio fare un passo indietro e fare una cosa che è chiara. Cioè. Perché poi la gente non lo vede il film. Nonostante quanto parli, però la gente non lo vede. Grazie Gabriele, good luck. Grazie mille.